senza dubbio il gioco più atteso dalla conferenza di Bethesda a questo E3 2018. Fallout 76 si è finalmente mostrato sul palco della conferenza del publisher, confermando tutti i rumor che erano emersi nei giorni immediatamente precedenti all'inizio delle danze per questa edizione 2018 della kermesse videoludica più importante dell'estate. Il gioco è effettivamente un titolo multiplayer con una componente online marcata e sarà ambientato 25 anni dopo l'esplosione della guerra nucleare, quindi la chiusura delle porte del Vault. L'ambientazione è quella del West Virginia, una mappa grande quattro volte quella del precedente capitolo, ovvero Fallout 4, caratterizzata da vedute, un livello di dettaglio che, stando alla promessa del team di sviluppo, si basa su una tecnologia in grado di offrire una pulizia dell'immagine, una qualità dei paesaggi 16 volte superiore rispetto a quella del capitolo precedente. Si tratta di un miglioramento che garantisce un colpo d'occhio di grande effetto, e il gameplay in questo caso, per quanto non ci sia stato possibile capire appieno le dinamiche dello stesso, ci è sembrato piuttosto vicino a quello che era il canone della serie sin dal terzo capitolo, e quindi shooting ruolistico in un mondo interamente aperto, ovviamente con delle differenze nate e germinate dalla modalità survival del precedente capitolo, una modalità survival softcore come la definiscono gli sviluppatori, e ovviamente la componente co-op dell'avventura sarà comunque importante, sebbene il tutto sarà vivibile come un'esperienza in singolo, quindi con una narrativa e una strutturazione caratterizzata da quest principali, secondarie e un sacco di cose da fare in un mondo che già ci pare molto vivido. Torna anche il sistema di costruzione, questa volta potenziato per generare veri e propri avamposti caratterizzati anche da una distruttibilità piuttosto interessante, anche perché la componente PvP sarà presente e non tutti gli abitanti fuggiti dal Vault 76 saranno nostri amici, quindi si prevedono intensi scontri nelle mappe aperte del titolo. Ci sono molti dubbi legati alla riformulazione del titolo da parte degli uomini di Bethesda, ma alcuni elementi già ci confortano, specialmente nell'ottica di una strutturazione single player come elemento portante dell'intera esperienza. D'altronde i progressi di ogni giocatore anche in co-op potranno essere portati avanti e conservati anche abbandonando le sessioni di gioco, e ogni volta che moriremo non perderemo nulla di quanto accumulato durante le partite. Dicevamo, cioè, le incognite sono effettivamente molte, ma non vediamo l'ora di poter approfondire questa nuova visione del mondo di Fallout di Bethesda, ma non dovremo aspettare molto perché il gioco ha già una data d'uscita ben precisa, ovvero il 14 di novembre, e sarà preceduta da una beta che speriamo di poter valutare per voi. Ovviamente troverete tutte le nostre impressioni sul titolo e tutti gli aggiornamenti su Fallout 76 sulle pagine di everyeye.it.